Ciao a tutti, buonasera ragazzi dal Drummer's Corner. Oggi da questa Napoli gelida all'improvviso, non so voi come state, questa primavera che non vuole entrare, comunque siamo qua. Secondo appuntamento di questo nuovo format di acustica, devo dire che la settimana scorsa con Daniele Cantese è stato veramente un momento bellissimo, siamo andati oltre a qualsiasi aspettativa sia di come è venuto, diciamo, ci facciamo un po' di complimenti da soli, ma di complimenti ne abbiamo avuti tantissimi, davvero tantissimi. Ci ha chiamato gente, batteristi di ogni dove, persone importanti che mi hanno fatto molto piacere, così come importanti siete tutti quanti voi che ci seguite con tanto affetto. Oggi San Giuseppe, quindi auguri a tutti i papà e anche a Peppe Basile, che spero ci stia seguendo, che sarà uno dei prossimi ospiti, approfittiamo, e a tutti Peppi, batterista, Peppe batterista e non. Dopo Daniele Cantese, che saluto e ringrazio ancora per la splendida performance, abbiamo oggi un batterista a cui sono molto 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 legato. Raccontavamo con Daniele di questa schiera di ragazzini piccolissimi che venivano in negozi accompagnati da questi papà fantastici che li accompagnavano e con cui avevamo logicamente un rapporto diretto molto bello, anche per l'amore che portavano per questi ragazzi fantastici. Abbiamo parlato di Daniele, abbiamo parlato di Gianluca e abbiamo parlato di Mariano. E poi c'era questo ragazzino veramente terrificante che veniva col padre molto tenero in negozio e suonava delle cose allucinanti. È un ragazzo che dall'inizio, devo dire, ha suscitato in me delle forti emozioni e anche una certa sicurezza, diciamo. Ho sempre detto che lui sarebbe finito sui palchi importanti, perché da quando era piccolo aveva una determinazione nel voler suonare, ma anche di studiare, nel migliorarsi, che era veramente incredibile. E alla fine è diventato un batterista clamoroso, cioè ormai sono leggende, ma ne parleremo dopo, le sue esibizioni qua sul palco di acustica, alla Fiera di Francoforte, va su questi palchi dove spacca tutto, un'energia clamorosa, questi tamburi che gridano, le pelli che soffrono, e insomma, roba di fuochi d'artificio. Però Carmine Landolfi, appunto il nostro ospite di oggi, è un ragazzo molto molto preparato, che sa suonare anche cose molto più etere, diciamo, sa accarezzare la batteria, non soltanto farla urlare. E oggi in qualche modo daremo anche un senso di questo, no? Di questo ragazzo dolce, come l'ha dichiarato Daniele, no? Daniele ha detto: uno dei miei battisti preferiti, una persona dolce, tenera, molto educata. E quindi niente, con grandissimo piacere che oggi scopriremo anche questo nuovo volto di questo batterista ormai amatissimo dai più. E abbiamo oggi con noi Carmine Landolfi. E Carmine, ma dove stai? Ecco, a tutti ragazzi, avevo fatto una presentazione che portava a tutt'altra cosa. Vieni qua, vai, fermatelo, questo pazzo scatenato. Bene ragazzi, abbiamo questa bomba della natura, cresciuto a pane e ragù. Guardate com'è diventato, grande pane, Carmine. Patatine. Benvenuto. Grazie per avermi invitato. È un grandissimo piacere continuare questa cavalcata che faremo, e tra l'altro vi diremo più tardi di grandi novità e prossimi appuntamenti, questa cavalcata che faremo nel batterismo italiano, e diciamo continuare questo percorso con Daniele. Oggi, come abbiamo fatto con Daniele, faremo un po' diciamo proprio scaveremo nella personalità di questo ragazzaccio, in quelle che sono le sue esperienze. Ormai
anche se lui giovanissimo, molto importanti. Sappiamo che in diretta chi ha potuto partecipare, scusateci ancora del ritardo, ma anche dopo poi in differita e poi pubblicheremo su YouTube, moltissimi battisti seguiranno questa cosa, e chi non lo conosce, chi non lo conosce capirà bene di che cosa stiamo parlando. Grazie Leo, grazie, veramente sono veramente felice di essere qua, insomma. Poi mio figlioccio, diciamo. Certo. Qua abbiamo il mio secondo papà. Esatto, abbiamo un rapporto veramente grande. Ti ricordi quando venivi in negozio? Raccontami le prime cose che ti... Il primo ricordo. Sono uno di quei ragazzi che tu parlavi prima, quei ragazzini che venivano a comprare col papà. Niente, Leo, che dire. Mi sei sempre stato accanto. Questa cosa mi inorgoglisce, quindi è una cosa che ci lega da tanto tempo, a me fa veramente piacere. Carmine, quando venivi in negozio, che già era bravissimo, ha iniziato i suoi studi con un paio di insegnanti storici, con Umberto napoletani, Umberto Guarino, ma Franco Del Prete, il grande Franco Del Prete. Che un abbraccio anche al figlio, grande Franco, che amiamo ricordare tutti quanti noi. Certo. E poi lui doveva andare avanti, dissi sì. Che facciamo, dove lo mandiamo sto ragazzo? Chi è in questo momento, diciamo, un maestro che può prendere un ragazzo così, diciamo, pieno di grandissimo talento, ma ancora, diciamo, da sgrezzare, no? Ancora sì. Acerbo? E quindi lo mandai dal mio amico Ettore Mancini, che spero ci stia seguendo. E lo mandai da Ettore, Ettore mi chiamò e disse: ma che mi hai mandato? Guarda, Ettore è stato per me un grandissimo maestro, ma non solo sulla batteria, proprio come persona mi ha aiutato tanto a crescere. Ci sta sentendo Ettore? Sì, grande. Ciao Ettore, ciao maestrone. Niente, dicevo, mi ha aiutato tanto a crescere come persona. Quindi sono onorato di aver studiato con lui. Eh beh, direi che, diciamo, le basi poi erano importanti. Tu già studiavi da un po', però la mano, mano di Ettore poi si è vista subito. Certo. E poi quanto sei stato? Un po' di tempo da Ettore? Sono stato 3-4 anni. 3-4 anni da Ettore, sempre col padre che l'accompagnava. Sì, sì. E poi, visto che al padre piaceva guidare, diciamo, dopo Ettore, a quel punto sei passato a studiare con... dal maestro Alfredo, la quale saluto. Grande Ciao Alfredo, maestro, che spero che ci stia guardando ora o in differita. Alfredo, che sarà anche lui ospite, come anche Ettore, logicamente, saranno ospiti di questo salotto. Diciamo, da Alfredo poi è successo proprio il padre. Sì, sì, poi ho deciso di, diciamo, intraprendere il mio percorso professionistico e di fare le cose. Devo dire che Carmine, sì, che Carmine, quando ne abbiamo parlato poi con i vari distributori, amici grandi musicisti, io ho sempre detto che la mia sensazione era quella che lui sarebbe stato uno dei pochi che veramente poteva arrivare su quei palchi là, ho sempre detto. Grazie, io, no? Grazie, su quei palchi grandi, 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 dove sono stati anche tanti altri nostri amici. Però lui aveva proprio dava quella sensazione di volontà, esatto, di impegno, di voler stare proprio sul pezzo, certo. E che poi dopo l'ha portato dove è arrivato, diciamo. Quindi siamo andati avanti, logicamente gli abbiamo sempre affiancato i nostri marchi, quindi Turkish, è stato testimonial per Turkish, per Oderi quando distribuiamo le batterie, ma poi praticamente tutti quanti, che successe? Se facessi questo concorso della Pirla? Il concorso, avevo 15 anni, vinsi questo concorso, Batteristi in Erba si chiamava. Dove il premio finale era vincere una batteria più un set di piatti e avere il contratto, diciamo, con loro come azienda. È stata una cosa carina. Poi l'anno successivo, diciamo, andai a premiare il vincitore di quell'annata, diciamo. Bello, bello, bello. Che mi sa che è l'attuale batterista di Alessandra Amoroso. Ah, sì? Mi sfugge il nome, però so che l'attuale batterista di Amoroso adesso. Quindi questi concorsi ogni tanto servono a qualche cosa. Certo. Quindi, diciamo, lui piccolissimo, e poi tutte le aziende praticamente piano piano cercavano, poi lui logicamente è passato per tante esperienze perché ha dovuto fare un percorso, diciamo, Yamaha di crescita. Yamaha già mi teneva d'occhio. E certo, Yamaha io lo so bene perché poi logicamente
ho dovuto fare un percorso di Norberto. vari marchi che tutti quanti l'hanno voluto in qualche Vabbè, modo seguirlo, sì. finché è arrivato, diciamo, a un punto di arrivo tra i più, diciamo, prestigiosi di tutti i musicisti, che è Yamaha per l'elettronica e l'acustica, Esatto, e esatto. Piatti ha fatto un passaggio anche per UFIP, Da Sabian da Sabian, poi Turkish, Turkish, poi UFIP, Zildjian, UFIP, anche Zildjian, Zildjian, anche, Meinl e Mile. e Meinl, E sì. siamo arrivati a Mile pure tu, insomma, hai fatto proprio come Sì, Daniele, hai fatto sì, sì, sì. Yamaha Mile, che oggi, diciamo, è anche un marchio di piatti insieme a Zildjian, logicamente, Assolutamente. che è presentissimo. Senti, fermiamoci un momento, che sennò parliamo soltanto. Qua la gente li vuole sentire suonare, Tu immagino. dici? Io direi un paio di pezzi, un pezzettino, un Dai, paio di pezzettini li facciamo, così poi dai. andiamo avanti. Vado, Dai, vado, che cosa vado, fai? vado. Allora, adesso suonerò i primi due brani che sono tratti da questo format che ha creato questo ragazzo americano, si chiama Carlin, che poi tra l'altro Ragazzi, fa è pure freddo, una io sto cosa, morendo di freddo. ma che lo dici? Mamma mia, vabbè. È pure una cosa che mi inorgoglisce perché poi quando ho registrato un video di uno di questi pezzi, lui mi ha chiesto di caricare il mio video sul suo canale YouTube dove c'è la versione di Eric Moore, c'è la versione del batterista di J Balvin, Marcus Thomas, Tony Taylor, tutti questi mostri sacri Eric della Moore. del de, esatto. Ti segue? Sì. Tra l'altro è stato qua Eric, già all'epoca parlammo di questa Lo cosa. so, lo so, c'era anch'io, c'era anch'io. Suoniamo un po', dai. Poi Dai. dopo, logicamente, come ha fatto anche Daniele, tutte le varie cose che lui vi dirà, diciamo, di video, di cose, eccetera, poi faremo, quando pubblicheremo tra qualche giorno il commento sulla diretta e la pubblicazione su YouTube, Certo. metteremo tutti i link che tu ci indicherai che potranno essere questo canale interessante dove trovare queste basi Sheet su cui Tracks suonare. si chiama. Perfetto, dei canali di cose che tu vuoi segnalare, dei tuoi video di cui parleremo, metteremo tutti quanti Assolutamente, i link. assolutamente. Io sto morendo di freddo, ho bisogno che tu Pure mi io mi devo. riscaldi un No, mi devo poco. riscaldare pure io. Carminillo, va. Qua, ragazzi, oggi fa Vado. un freddo pazzesco, ma Vado, che è? Intanto più tardi faremo un giochetto divertente, perché l'annuncio è che il prossimo incontro di Drummers Corner, che doveva essere con Max Furian il 10 giugno. Grande Max, se ci sei, batti un colpo. Max Furian lo faremo il 17 aprile, sabato 17 aprile, e la settimana prima, il 10 aprile, c'è un altro grande musicista che io adoro e di cui parleremo dopo. Faremo un piccolo indovinello, vediamo chi lo indovina, ok? Carmine, spacca.
Carmine, fai subito l'altro? Aiuto, c'è un ritorno qua dentro. Ah no, il mio telefonino, ragazzi, non capisco più niente. Ma che cazzo con me? Questo è, io, è incredibile, ragazzi. Ma prima di tutto voglio salutare i tantissimi amici che ci stanno scrivendo. Logicamente non potremo nominare tutti, ma ho letto proprio al volo en passant, ho letto Enzo Augello, Peppe Basile, che altro c'era? Max Furian. Grande Max. Tutti quanti per te, Carmine, perché poi alla fine Carmine è un ragazzo che suona così in maniera pazzesca, ma poi è un, per me è solo un piacere, un ragazzi, pezzo di pane, gli vogliono tutti quanti bene, no? Io mi ricordo le i seminari della Yamaha qua che facevamo, il Christian e Giovanni Giorgi che mi dicevano guarda, quello è un pazzo, lo far suonare un pazzo, perché tutti quanti sanno, diciamo, cioè è stato per un po' di tempo un po' un segreto questa cosa di Carmine, perché girava tra le fiere, diciamo, all'epoca nemmeno c'era, diciamo, i social erano così, no? Pazzeschi, esatto, perché ormai c'è un'età, diciamo la verità, anche tu sei un pre-social. Quanti anni c'hai tu? 30. 30 anni. Sono del 90. Sei del 90, quindi voglio dire, tutta la prima parte tua, quando già eri pazzesco, diciamo, non c'era tutta questa esposizione mediatica che c'era ora. No, assolutamente. Dal 2011. Esatto. È iniziato a, quindi era un po' un Instagram, segreto, no? Un segreto, sì, di tutti i batteristi italiani che ti avevano conosciuto, che ti aveva sentito a qualche dimostrazione, i distributori ti conoscevano, logicamente qui a Napoli tantissimo,
Poi a un certo punto, diciamo, è iniziato a uscire fuori, no? Piano piano, piano È piano. iniziato il mio cammino, Le prime diciamo, cose con che ho Ciccio, forse. con Merolla, sì, Con con Ciccio Merola. Che Ciccio nel salutiamo, non so se ci 2011, sente. che poi è stato poi c'è stata poi l'occasione di conoscere mio fratello Max D'Ambra, Max che D'Ambra, ragazzi. saluto. Massimiliano D'Ambra, se ci sono musicisti, cioè, visto che ci sono tanti musicisti Veramente è un grande. all'ascolto, lo conosceranno. Per chi non lo conoscesse, è uno dei più grandi arrangiatori, una persona anche lui Grande, grande fantastica, musicista, grande tastierista, musicista, pianista, producer, che Max fa oggi di tutto. sta. Dove sta? L'abbiamo visto ultimamente, l'ho visto a Sì, Sanremo. saremo con Gigi Gian D'Alessio. Alessio, proprio Max Factor, Poi ha diciamo ormai. fatto, sì, The Voice. Quindi tu conoscevi bene Ti, ti, questo, ti, questo ti, 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 nome? racconto Racconta questo un po'. aneddoto. Vai, un anetto. Allora, mi ricordo all'epoca io seguivo Mariano, che saluto, ciao Mariano, Mariano Barba. Mariano Barba. E lui aveva questi brani pazzeschi su cui suonava. Dicevo, ma chi è che li produce questi brani? E scoprì che era Max. Mi ricordo una volta gli scrissi, però poi mi ricordo, ma non mi ricordo se mi rispose o sono io che poi non gli ho scritto più, ma per me era una persona, diciamo, inarrivabile. Poi all'improvviso nel 2011-2012 ci siamo ritrovati a suonare insieme, che andai a fare, diciamo, sto semiprovino con Ciccio. E poi da lì è nata questo nostro rapporto che dura ormai da 10 anni. Che poi avete Quindi suonato abbiamo insieme. suonato insieme, perché poi nel 2013 io entrai nella band, fui il feci questo tour con Gué Pequeno, un rapper molto forte in Italia, uno dei più importanti in Italia. Mi sono dimenticato cosa stavo Stai dicendo. parlando di Max, che Di Max, che aneddoto. poi dopo questo tour nel 2013 Che era un tour soltanto in DJ trio, batteria. Poi DJ e batteria. nel 2016 lui fece un altro album che si chiama Vero, quindi dovevamo fare il Vero Tour, e la quale mi chiese di ampliare la band. Io dissi, guarda, secondo me la persona giusta è Max, perché poteva, diciamo, poteva risuonare i suoni del suo disco, di synth che sono nel suo disco, nel live. Quindi secondo me era una figura importante nel live. E da lì poi è nato tutto. Abbiamo Ma fatto ci anche il sono, foro senti, ci sono quei video bellissimi di quel di Just gruppo. for Fun, un Esatto, progetto allora ragazzi, molto. attenzione. Tra i link che Metterò. metteremo quando finirà, cioè quando pubblicheremo la cosa, ci saranno questi link di Just for Fun, che era questo gruppo di Max con Carmine, e c'era un chitarrista e un bassista bravissimi. E insomma. Alex Anzalone al Esatto. basso e Livio Lamonea E Livio alla Lamonea. chitarra. Esattamente. Questi Just for Fun erano un gruppo allucinante, tant'è vero che quando iniziarono a girare questi video, perché io iniziai a mandarli a palla ai vari distributori con cui volevo far entrare, e pagamente mi scrivono: questi sono dei video bellissimi, dove fate delle cover di Rihanna, mi Certo, ricordo così. diciamo No? dei Esatto, vi arrangement. metteremo i link di queste cose perché sono Esatto. bellissime, Esatto. bellissime, Voglio aggiungere bellissime. una cosa, Leo, perché molti mi chiedono come hai fatto poi ad arrivare a uno come Gué Pequeno. E lo Esatto. voglio dire una volta per tutte. Allora, sempre in quel range di tempo tra il 2011 e il 2012, io entrai a far parte della band di Ivan Granatino, che voglio salutare, che è mio fratello. Lui all'epoca fece un brano con Gué, proprio con Gué. Mi ricordo in un'occasione lui, non so dove stavano, però si beccarono in un hotel, lui aveva tipo una serata a Napoli, Gué, e lui parlando che doveva fare questo disco, voleva, diciamo, prendere un batterista, Ivan fece il mio nome e quindi poi si è creata questa opportunità. Poi una settimana la cosa andò a sfumare. Dopo una settimana dissi, guarda, mo provo a fare un video di 15, all'epoca. Il massimo dei video della durata che potevi fare da Instagram era di 15 secondi, un video. Adesso è un minuto. E feci sto video di 15 secondi e poi subito dopo, massimo 5 minuti, mi contattò lui su Twitter e disse, guarda,
mi interessi, voglio. In 15 secondi l'avevi scioccato Sì, praticamente. fortunatamente sì. Poi da lì è partito tutto. No preliminari. No. Senti, ma quindi vabbè, che Pechegno, vabbè, questi logicamente sono tutti nomi per me lontanissimi, cioè tu lo sai Vabbè, lo benissimo che io, so, però però i comunque. batteristi io, anche se in, diciamo, in ambiti musicali che non seguo, li sento e li capisco, quindi Certo. ci Poi facciamo, grazie. dici, vogliamo fare un altro pezzo, vuoi parlare ancora? Parliamo un altro po', dai, No, dici, vabbè, poi racconta. Poi che è successo? è successo che poi sempre grazie a lui poi sono andato con il gruppo di Guè, che sarebbero i Club Dogo, che sono la storia dell'hip hop italiano, Certo, questi li conosco che anch'io. ho fatto diciamo l'ultimo tour del Quanta loro. gente veniva a sentirti dal vivo? Guarda, noi facevamo le doppie, anche le triple, tipo in un posto come l'Alcatraz, che faceva 6.000 paganti a sera. Però tu hai suonato Quindi, anche su quel palco grande che mi raccontavi. quello per me è Prima stato di insomma, questo. prima, perché poi il forum l'abbiamo fatto nel Forum 2019, il forum di Assago, di Assago. che per me è stato un concerto Pazzesco. Cioè, memorabile. all'improvviso Per me partire era da qua. un sogno che si realizzava, perché quando ero bambino guardavo questo concerto di Ramazzotti che c'era praticamente Golino alla batteria, e dicevo, sai, chissà se un giorno potrò suonare Là, in questo là. posto. E Nel beh. 2019 è successo, raga. E beh, hai visto? Cioè, erano nello stesso punto dove era Golino quando Esatto. io dicevo questa cosa. Immagino l'emozione. Raga, allucinante. Io ho pianto prima di salire sul palco. Perché è un concerto che l'ho sentito proprio in una maniera esagerata. Cioè, manco, che ne so, ho fatto il Jova Beach con i Bundabash, 55.000 paganti a Barletta, ma non è stata la stessa cosa, di 15.000 in un E palazzetto, in quel certo, posto. poi vabbè, era anche più l'inizio, diciamo. Torniamo un Non lo po'. so, non lo so, però è stato veramente fantastico. Senti, qua Adesso sono. insomma l'avete visto Vabbè. che c'è montata, ma ne parliamo La dopo con calma, mia perché batteria questa preferita batteria è è pazzesco, aiuto. questo è uno strumento Pazzesco. clamoroso. Eh? Il mio strumento preferito. Grande, Si questo chiama dopo Telecaster. parleremo con dettagli di tutto quello che suonerai. Tra l'altro, oltre che questa meravigliosa hybrid, qua alle spalle abbiamo una La Stage Stage Hip Hip con il famoso EAD 10, Kit. questo è il, diciamo, Esatto. il prodotto più desiderato dai Innovativo batteristi che ha italiani. realizzato Yamaha. Sì, lo Tra uso un l'altro, botto dovremmo questo. dire una cosa rispetto a questa cosa dopo, perché c'è tanta gente che la sta aspettando. Lo sto usando molto per le lezioni Sì, Skype, eh? su Skype, sì. Sì, Che questa è una cosa che hanno fatto poi tutti, c'è tutti. anche un video dimostrativo che Sì? fa il nostro carissimo Daniele. Daniele, grande. Che grande Daniele. Bene, senti, fatti un altro pezzettino, Sì, ma adesso sono eh? Che un vuoi altro suonare? brano, diciamo, di quella scaricabile da quel sito che ti parlavo prima, Shitty Ok, questo è Tracks, di interessante questo. questa cosa, eh? Tutti i Molto ragazzi che bene. poi sono interessati a Anzi, questa fatelo, cosa. ragazzi, se avete la possibilità, fatelo, perché è un modo per farsi conoscere e vedere, Perché ci si diciamo. collega là, si suona No, è un sito. ok. Ci sono bundle a pagamento e ci sono questi qua che sono gratis. Non ho perché l'ho voluto scroccare, però Se è gratis, perché non capisco. Cioè, che li dobbiamo puoi anche fare? comprare. Quindi farò un altro brano che si chiama Terminator. Termini, wow, mamma mia. Dammi la cuffia. Vai. I tappi. Vado. Listen to me very carefully. I'm a Terminator. Trust me.
Ragazzi, qua giustamente grande Carmine, e grande anche questo strumento che stava sotto le sue mani e sotto gli occhi là attenti di quei tre signori. Anche Carmine sta giustamente facendo un po' emozionato, con i loro occhi addosso. Io so benissimo che queste persone di questa grandezza, così come tutti gli altri musicisti di cui abbiamo sempre parlato con te, invece sono sempre pronti a riconoscere queste cose. Io non posso mai dimenticare, racconto un piccolo aneddoto, una volta a Cassè Saltermo, vieni Carmine. Poi dopo logicamente risuonerà Carmine, chi vuole fare domande, come anche l'altra volta con Daniele, logicamente se avete domande da fare, così, curiosità, cose tecniche, fate i bravi ragazzi, fate bravi. Carmine qua, no, stavo raccontando questa cosa per quanto i musicisti grandi comunque amano riconoscere i talenti. Questa cosa non so se l'ho mai raccontata. Steve Gadd, eravamo in un bellissimo concerto all'ultimo sopra a Castel Sant'Elmo a Napoli, e suonava Steve Gadd con Herbie Hancock, non mi ricordo, Ron Carter, non mi ricordo chi c'era, e di spalla c'era il gruppo non mi ricordo chi era, comunque suonava il grande Alberto Danna. Mamma mia, che batterista. E io stavo nel camerino con Steve e parlavamo di cose varie, un certo punto, e suonava, mi sa che la conosco sta storia, suonava Alberto Danna, un certo punto lui si girò verso me e disse: aspetta, ma chi è fuori, zitto un attimo, senti, a sentire, disse: ma chi è questo? questo è un grande batterista. E niente, questo non c'entra niente, ma rimanendo in ambito Yamaha e anche del fatto, diciamo, che certo, tutte le volte che i bravi, quelli veramente bravi batteristi, parlavano bene di te, era veramente con amore, perché dove c'è grandezza non c'è mai invidia, né anzi, certo, ma semplicemente il piacere di vedere un talento. Questo strumento che avete sentito godere e soffrire sotto le mani di Carmine e la meravigliosa Live Custom Hybrid, uno strumento secondo me davvero clamoroso. Tra l'altro io qua, pazzesco, proprio ora voglio spendere giusto una parola su questo strumento, perché molte persone la confondono e la identificano come se fosse una nuova Live Custom, no? Che è uno strumento che è stato fantastico, usatissimo nella Yamaha.
pensando che fosse lo stesso livello, ma questo è uno strumento completamente diverso. Certo. Cioè è uno strumento in quercia, ma c'ha all'interno questo strato in fenolico, cioè è una batteria esatto. Che con la Live Custom vecchia non ha nulla a che fare. Anche perché, perdonami, vai. Cioè nella cassa hanno messo bravo. Questi pesetti che praticamente enfatizzano le basse. Lo sai questa cosa dei pesetti nella cassa? È un vecchio trucco dei service di 100 anni fa, quando suonavo io. No, non lo sapevo. Dentro la cassa c'era il gomma piuma, e dentro si mettevano un peso tipo un martello, okay. Diciamo quelli là per martellare quelli grossi, le basse o comunque un peso perché enfatizza le basse. Questo era un vecchio trucco dei service di quando non esisteva. Non lo sapevo. Facebook. È dato e oggi loro hanno messo questa cosa in questi pesi. Ci sta, cioè, è uno strumento clamoroso che, tra l'altro, costa come i top strumenti fenomenale. Della Yamaha. Cioè, stiamo parlando quindi di Absolute Hybrid. In acero, sempre con legni misti, il 9000 recording in betulla, e questo strumento, secondo me, io sono sempre stato del parere che questo sia lo strumento più bello in assoluto. Per in me questo sì, momento che anche fa. Per me è vero? Io ce l'ho avuto tutte e due, no? Cioè esatto. c'ho l'hybrid a casa, mm-hmm. ma quando risento questa qua è una bomba, sì, è una bomba. Quella l'ho riconsegnata. È una bomba, sì, è una sì, bomba. Sì, sì. Tra l'altro ci sono dei video bellissimi sul canale Yamaha di Alfredo, che sono eccezionali, sì, dove visto, si sente visto, molto bene questa visto. Batteria. Il rullante è un recording. In acciaio. Anche l'altra volta con Daniele parlavamo di questa cosa, diciamo, del riferimento generale dei batteristi sui rullanti in metallo come Ludwig, no? Che comunque è un grande marchio sì. di cui spam ancora, che stanno arrivando un gruppo di rullanti a un prezzo assurdo. E però diciamo la nuova generazione di rullanti recording custom in metallo spaventosi. Cioè, tra l'altro io sono rimasto colpito molto da quella in alluminio, infatti esatto, li uso tutti e due, anche io, e c'ho quello in ottone da 13x6 o per 6,5 per 7, sì, non mi ricordo, per 7, ma, per 7. Allucinava, però quelli alluminio so, fantastico. Per fantastico, me sono fantastici. Anche questo qua devo dire in acciaio, che non ho mai questo provato. È acciaio questo forte, eh? Esce proprio una bomba, mia. Molto controllo, però un grandissimo suono. Le tue orecchie come stanno? Non so quante volte mi vedrete con le cuffie quando faccio queste interviste. Daniele, che è molto più educato di te, non le ho dovute mettere. Vabbè che stava con l'elettronica. Sono stato un po' scostumato. E quindi diciamo, questa è la batteria. Ma qua dietro invece alle spalle... C'è un altro episodio di questo incontro dove suonerà Carmine. Sì. E, abbiamo un altro strumento che ha fatto furore, diciamo, della Yamaha, che è la Hip. Bellissima. Tra l'altro questo celestino è fantastico. Io la sto aspettando, mi deve arrivare. Sì? Richiamo un po' il colore della Recording Custom, è uno strumento che suona, c'ha questa cassa così stretta che c'ha una 20 punta. 20x8 mi sa che è. Esatto, sì, bellissima. E sopra ci abbiamo montato la LEAD 10, questo prodotto incredibile che manca da un po', manca in tutta Europa, sta arrivando, tra un po' arriva, abbiamo tantissimi amici prenotati. Che stanno aspettando ancora. Tu allivi hanno prenotato. Lo so. Devono avere un po' di pazienza e anzi vi invito, chi non l'ha fatto ancora la deve avere assolutamente, a prenotarsi, perché quando arriveranno saranno talmente tante le prenotazioni che va a finire che poi dovranno esatto. aspettare. E LEAD 10 oggi non può mancare. Nella dotazione assolutamente. E questo non è un messaggio commerciale, no, è proprio un commento da batteristi. Perché soprattutto noi che siamo in zona rossa, credo tutta l'Italia, fare lezioni con questo con le AD10 è la salvezza. Anche sì, perché tu basta che la colleghi al Mac con l'USB, da Skype imposti come segnale di ingresso e di uscita alle AD10 e ti funziona, cioè prendi tutto dal microfono. Perfetto. Poi soprattutto questa funzione del talkback per parlare, diciamo, per anche farti per farti ascoltare dalla linea. È un apparecchio per tutte le stagioni, perché prima per esempio questa cosa delle lezioni logicamente è uscita dopo, perché prima sì, questa cosa sì. Quando è uscita le AD10 invece si parlava molto di più del fatto che uno video. Andava prima a suonare prima di organizzarmi a casa con i microfoni sì. eccetera, io facevo i video con le AD10 sì. Però diciamo all'inizio non si parlava proprio di questa esigenza, cioè all'inizio la gente se la comprava perché questa cosa fondamentalmente tu la metti sulla batteria, vai a suonare dal vivo, dai due jack al service e quello ti riprende tutto, ti riprende la batteria e ti riprende i piatti, quindi la prima cosa per cui era la prima ondata, se possiamo dire oggi una cosa
Però diciamo, la prima ondata della D10 fu proprio relativa a questa esigenza di andare a suonare senza avere problemi di microfoni. Poi dopo con le altre esigenze si è usato il video. Poi oggi con la pandemia si è questa cosa delle elezioni. Mo si scatena la terza guerra mondiale, casomai si vede pure che si può fare il bunker dentro la casa, esatto, contro la bomba atomica. Sì, che, qui, sì. Vuoi suonare una cosa qua sopra? Sì. Che ci suoni? Sì, ho portato un brano che... mi è stato mandato da mio carissimo amico producer che voglio salutare, si chiama Vince Turner. È una cosa molto groovy, hip hop, old style, quindi richiama molto il tipo di strumento che abbiamo di fronte. Quindi ora con le AD10 che sentiamo? Un preset che si chiama Dirty, che praticamente c'ha questo, questa trasforma il suono della batteria in un suono molto saturo. Okay. Che richiama molto quelle sonorità hip hop old school, quindi faremo ascoltare questo. I piatti saranno ripresi dalle AD10, cioè tutta la batteria, quello che sentirete ora, noi spegniamo logicamente tutti i microfoni sul palco, anche i microfoni nostri personali, e non ci sono microfoni sulla batteria, niente. Voglio dire che poi il brano lo gestisco dall'app in dotazione. Okay. Scaricabile dall'App Store oppure da Android, perfetto, da Play Store. Perfetto. Che quindi gestirò la base il brano dall'app della AD10 che si chiama Rack and Share. Okay, da questa app puoi decidere se mettere il click, velocizzare il brano. Fantastico, veramente una cosa fenomenale. Benissimo. Vado? Vai. Okay. E quindi stavo dicendo, mentre Carmen si prepara, che praticamente quello che noi sentiremo ora tra un po', così se lo sentite pure, facciamo che proprio Frank mi spegne il microfono mentre sto parlando, saranno spenti tutti i microfoni e quello che si ascolterà è semplicemente quello che viene ripreso dalle AD10, che quindi in questo caso funge con una sua, diciamo, un suo effetto interno come ambient e come suoni, gestisce la ripresa di tutta la batteria, quindi della batteria e anche dei piatti. I piatti che vedete montati, di cui noi abbiamo parlato, dopo dedicheremo 2-3 minuti ai piatti, sono main logicamente. Sulla Hybrid OAC c'erano i piatti del set di Carmine, mentre invece qua sulla IP abbiamo messo un set, ci sono tutti i piatti Sand, i Benny Grab. Visto che un secondo commerciale ce lo consentirete, come sempre tutta la roba che useremo in questi appuntamenti sarà venduta con dei sconti particolari. Come anche l'altra volta è successo per la batteria elettronica e le altre cose che usava Daniele, è già praticamente tutto venduto, tranne... i piatti, che questi piatti Sand che abbiamo deciso di mettere all'ultimo momento sulla batteria, perché abbiamo deciso di fare questa cosa con le AD10, le AD10 non c'è logicamente, e quindi c'è un Charleston Sand Ride da 20, Crash da 18 e un Trash Crash da 16. Chi fosse interessato a strapparli con un prezzo da zeppola di San Giuseppe, ci manda un messaggio sulla pagina privata di Acustica e non sulla chat, ok? Quindi a questo punto, mentre io parlo, tu mi togli la voce, così all'improvviso fai questa cosa. Thank you.
Grande, 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 veramente io penso che si è sentita la batteria, eh? Credo di sì. Questa cosa delle Leo, hard disk ricordiamo è pure che pazzesca. Ehi! questa batteria c'ha una cosa figa, che il timpano c'ha lo switch Bravo, della cordiera, bravo, che è che una può cosa che mo si diventare, porta tantissimo, eh? esatto, può diventare un rullante. Quindi è una cosa molto innovativa e figa. Perfetto. Senti ragazzi, logicamente se ci sono domande, ora voglio fare un gioco, visto che avevamo annunciato questo nuovo appuntamento del Drummers Corner del 10, che era appunto prima Max Furian, ma è stato rimandato al 17 aprile, quindi non vediamo l'ora di abbracciare il nostro caro amico. Max, a cui vogliamo tantissimo Grande Max bene, Furian. tanto 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 bene, ed è un grande, veramente un grande. È stato spostato per ragioni organizzative al 17 e abbiamo anticipato un appuntamento con un batterista che dire che nel mio cuore, diciamo, è poco. Cioè, prima di diventare amico era un suo grandissimo ammiratore, per me uno dei più grandi batteristi italiani di sempre, sicuramente nel suo genere, anche probabilmente tra i più conosciuti al mondo tra gli italiani. E voglio vedere, non so quante persone siano all'ascolto in diretta, perché però diciamo voglio fare una prova ascolto e vediamo anche una prova Dai. di preparazione. Se io vi dico un po' di gente con cui questa persona, questo batterista ha suonato e vediamo se indovinate chi è il primo che indovina sulla chat chi è il nostro ospite del Drummers Corner del 10 aprile, sabato 10 aprile alle 2:30. Alessandro, tu devi controllare sulla chat perché sennò nessuno mi dice se hanno indovinato, eh? Ok? Allora, questo signore ha suonato con Chet Baker, Freddie Hubbard, Lester Bowie, Gato Barbieri, Randy Brecker, Rico Rava, Vince Mendoza, Bob Berg, Steve Lacy, Coleman, David Liebman, Phil Woods, Steve Grossman, Lee Konitz, Michael Brecker, Tony Scott, Joe Lovano, Stefano Bollani, Ben Sidran, Enrico Pierannunzi, Franco D'Andrea, Joe Scofield, John Abercrombie, Richard Galliano, Joe Zawinul, Palle Allucinante. Danielson, Eddie Gomez, Giovanni Tommaso, Pat Metini, Rita Marco Tulli. Hanno indovinato? Chi ha indovinato? Alessandro, dimmelo. Chi è? Hanno Chi è il indovinato? vincitore? Chi è il vincitore? Chi è il vincitore? Gli voglio fare un regalino. Dimmi chi è. Il primo. Dillo. Ettore Mancini. Ha vinto lui. Grande, grande maestro. Ettore, ti devo mandare una maglietta Zildjian perché avevo deciso che il primo che Lui è indovinava UFO. questa. Lui è E lo UFO. so che è UFIP, una maglietta Zildjian solamente. Insieme a una maglietta acustica che è quella che metti sempre nelle foto e io ti sono grato, sono commosso di questo, Io voglio siamo un la po' felpa, invecchiata, eh? eh. La felpa la faremo, Ettore, manderemo, visto che è vincitore di questo indovinello, manderemo tutta la dotazione. Allora sì, il prossimo ospite di Drummers Corner il 10 aprile sarà appunto Roberto Gatto. Roberto Gatto, grande Roberto al quale mi lega una grande passione per il jazz e degli incontri fantastici, lo ricorderemo insieme. Ricordo sempre quando fummo insieme a vedere il concerto anche con il buon Gianni Cesarini, il concerto del WSOP 2 a Roma con praticamente Tony Williams alla batteria. E poi c'erano i due fratelli Marsalis alle trombe, c'era cioè Herbie Hancock, Ron Carter al basso, una cosa. Cioè, eravamo Pazzesco. lì con Roberto, di cui tra l'altro posseggo un disco che è uno dei miei dischi preferiti. Poi però ne parleremo il 10. Dai, grande Roberto Gatto, appuntamento il 10 aprile alle 14:30. Bomba. Bomba, Bomba, seguirò. bomba, bomba, Seguirò Carmine, qua senz'altro. bomba, qua hai fatto altro che bomba, qua proprio quasi quasi che Dobbiamo dici una suonare festa. ancora? Secondo me devi Dai. suonare ancora. Diciamo, siamo già da un'oretta insieme, quindi ci avviamo Ah, alla già è passata conclusione. Hai un'ora. capito? Uno non si rende. Hai visto? Tu eri. Ma io voglio Io suonare, voglio non voglio parlare parlare, poco, ho voglio parlare vinto. poco. Quando questo qua io me lo portavo, non so se all'ascolto ci sono i nostri amici Alfredo Romeo e Bob Baruffaldi. Grandi. Quando io me lo portai ragazzino piccolissimo alla Fiera di Francoforte, dove lui suonò per Tarkish.
e praticamente successe il panico dentro la fiera di Francoforte, la gente, perché non c'avevano un palco Music loro, Mess. al Music Mess, che purtroppo non si fa più. Loro non avevano un palco, avevano lo stand della Turkish. E praticamente Mi lui sono la salì, mia foto. si mise la foto, si mise dietro la batteria, iniziò a suonare, si fece tutta la gente davanti. E logicamente poi si dovette fermare perché, come qua protesteranno i vicini, anche là tutti i vicini dissero: fermate a questo, sennò Sì. gli stand nostri non viene più Che nessuno. storia. E quindi quando andammo alla fiera di Francoforte, tu eri proprio un ragazzino, cioè io Ah, ti portai là che tu non eri mai sì. andato fuori. Andammo a un ristorante pazzesco, che chi è stato a Francoforte alle varie fiere sarà sempre andato, è un ristorante di carne dove fanno quella carne Sì, sulla pietra sulla pietra larga, lavica, sì. che era una cosa La micinara. pazzesca. Lui andava e lui che mangiava? Mangiava soltanto le patatine, mangiava perché non parlava inglese. Io dicevo: Carmine, tu devi studiare È l'inglese vero, è perché, vero, è vero, è vero. personale, come ha detto Daniele, bisogna parlare l'inglese. Certo. Tu ti devi adattare. Mo' vai in tour e mangi di tutto. Ora mangio riso e pollo. Riso Che e pollo. E poi ho vabbè. fatto anche un cambio fisico, no? Ho perso più di 30 kg. E caspita, chi lo conosceva all'inizio, Sono Carmine? diventato un fitness man. Sì, eh? Sì. Quanto fa? Ma questa cosa Adesso. dell'allenamento sulla batteria com'è? Perché molti, questa è una cosa un po' Guarda, non lo contrastante, so. che c'è chi dice che sulla batteria bisogna essere così rilassati che non è importante, diciamo, la forma fisica, però. Sul fiato sicuramente proprio adesso noto una differenza assurda. Cioè, Certo, che prima gatto, poi certo. fumavi come un pazzo. Adesso non faccio manco più quello, quindi Fantastico, sì, fantastico. sto. E quindi diciamo questo fatto, cioè quando tu vai a suonare dal vivo, quando fai queste cose pazzesche, vabbè che prima di tutto là, la cosa incredibile è che Carmine che fa queste cose, casomai durante un concerto, molto, quasi sempre tu stai sul tempo, perché questo Sì, tipo di sì, sì, cose sì, non ti sì, sì. permettono, diciamo, di però. No, però ci sono momenti dove poi devi Dopo ci devi cercare di. lasciare una cosa, come anche Daniele ci devi Va lasciare, bene, perché io per va bene, esempio che suono tutt'altro, suono diciamo parole grosse, insomma che suonicchio va bene. Una cosa tutt'altro, easy, una cosa una semplice. cosa semplice, queste cose tue, se mi volessi imparare una cosa da fare semplice che dico domani me la Vai, metto a studiare e vai, 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 inizio a volentieri. suonare come Carmine Landolfi, e ho Va bene. fatto, ce la devi far vedere. Va bene, va bene. Anzi, fammela vedere, dai, che cosa ci vuoi fare? Adesso. Sì, che ci vuoi lasciare? Diciamo una cosa per cui Una anche quelli che cosa stanno guardando. di part easy, sì. Sì. Guarda, posso fare. Una cosa non troppo difficile, No, però. ci sto pensando. Pensa, pensa semplice. Vedilo la batteria mentre Un pensi. rullo a 6 terzinato. È proprio Niente. la cosa Niente. easy. Aspetta che. E poi dopo rimani là, ce l'hai un altro pezzo? Ha voglia. Vabbè. Quindi un rullo a 6 terzinato. Terzinato, Questo sì. Poi mi ti spiego sa anche una variante. tanto. Ma diciamo come esercizio, poi Ti spiego applicato anche alla l'esercizio, batteria come esatto, come tempo. applicarlo, sì. Vai. Sentiamo. Ragazzi, se avete domande o qualche cosa, ancora per qualche minuto stiamo insieme, eh? Se qualcuno vuole domandare qualcosa, vediamo un po'. Le bacchette. Io sto attaccato. Raga, Ale, fai una il corsa. bello della diretta, Bella vai! diretta. Cioè, perché poi suonare senza bacchette era troppo poi. Cioè, esatto. Dove stanno le bacchette? Sulla Diamo le stage. bacchette a Carmine, per favore. Eccolo qua. Ecco qua Alessandro, Thank you. buonasera. Thank you, man. Mascherato. Allora, l'esercizio base è questo. Poi si può applicare in tante maniere. Sul set. Una variante molto che utilizzo spesso è che in pratica sugli accenti di destra io inserisco la cassa, quindi esce una roba tipo così. Poi uso anche quest'altra variante che i colpi di destra li suono dal Charleston. Quindi Grazie.
questa era la cosa semplice per me, diciamo. No, vabbè, io voglio soltanto sapere. Spero si sia capito, però. Mi piace che mi hai questa considerazione, diciamo. Comunque no, bellissimo, logicamente ci sarà sicuramente qualcuno tra chi ci segue che saprà applicare questa cosa, io no. Mi chiedo un paio di domande. Marino Carlo Robinson mi chiede: come si chiama l'app per Android che dicevi? Rec and Share. Rec and Share. Comunque, casomai possiamo scrivere anche questo. Queste notizie qua poi le metteremo nella... le metteremo dopo nei commenti. Invece una domanda più di concetto, se non è troppo complicato: come concepisce Carmine i CHOPS, Antonio Di Marzio? Guarda, è una cosa molto istintiva. Cioè... che sono i CHOPS? Scusami, perché io i CHOPS sono sempre... i linear phrasing che usano questi non sono le patatine. Non... No, non sono i. Vabbè, lo so, sto scherzando, perché io poi mi faccio sfottere, perché qua mi capito, dicono tutti quanti che io sono il dinosauro, no? Lo so. Quindi vabbè, quindi. Una cosa molto istintiva, parti da un esercizio per poi spaziare sullo strumento, poi. Sai, ci vuole molta pratica, Leo. Cioè, comunque mi sono messo per anni poi a capire loro come concepiscono queste cose. Loro partono da un'idea. Loro chi? Chi sono i tuoi batteristi di riferimento? Facciamo qualche nome, dai, spiattelliamo i nomi. Beh, c'è sicuramente Calvin Rogers, che direi che è uno proprio dei padri di queste nuove leve. Poi c'è Styx Taylor, Eric Moore, Tony Taylor, poi chi altro? Larnell Lewis, grande, che ha suonato in quel progetto là, Snarky Puppy, che ha scioccato praticamente il mondo. L'ho visto. Pazzesco. La gente che saltava con le cuffie, sì. È stato veramente fantastico. Ma questi sono i nomi che mi fanno impazzire ultimamente. Quindi quando Styx tu suoni... Styx Taylor più di tutti, che sarebbe il batterista di Justin Bieber. Quello che mi hai fatto vedere prima, esatto, che faceva quella cosa esatto. assurda. Dal bravo qualche link poi li mettiamo, qualche sì, link... Sì, Gaetano, farò questa la prossima live, la faccio io solo. Grande Gaetano Fasano, grande, che grande, ci sta seguendo. Che ha un solo difetto, che è andato a vivere a Torino e quindi è amico di quell'altro tipo là di Torino, il nostro caro fraterno amico Dario. E comunque vogliamo bene, ma Gaetano, grande prodotto della nostra terra, diciamo. Esatto. Sì, Carmine, la farò da solo, perché io suono. Tu me l'hai sentito, mi hai sentito suonare prima? Ti ho prima fatto... sì, mi hai fatto come sentire. Suono? Ragazzi, veramente Leo spacca. Ecco qua, vabbè. Consigli qualche esercizio per l'ansia pre-live? Ah, questo è il tuo amico, il nostro amico Ciccio Junior Landolfi. Mio cugino. Sfottò questa cosa, eh? Ma ora diciamo, logicamente sui live anche importanti ci arrivi più tranquillo. Sì, hai voglia. Proprio... Però per un periodo non facevo nessun riscaldamento prima di suonare. Uh-huh. Non l'ho mai capito questa cosa, perché... Uh-huh. Poi ultimamente nell'ultimo tour con i Bundabash mi sono portato il pad. Quindi... Bundabash spacca proprio malamente, gruppone sì, esagerato. Siamo stati mo a dicembre, abbiamo fatto il 12 dicembre su Rai 1 per Teleton e poi abbiamo suonato il 31 all'anno che verrà. C'era Amadeus, abbiamo suonato anche con Gigi, che loro hanno fatto un pezzo nell'album di Gigi e loro spaccano. Veramente bella roba, chissà quando si potrà tornare a suonare dal vivo. Spero Carmine. Quanto prima. Quanti concerti ci siamo persi tuoi? Quanti concerti ti sei perso tu in giro? No, quest'anno con loro doveva essere un tour della consacrazione proprio assoluta. Sì. Però anche con Salmo hai suonato. Nel 2017. Diciamo dopo il vero tour di Guè, mi ricordo all'epoca Jacopo Volpe, che saluto, il mio carissimo amico. Grande Jacopo. Quasi è stato insieme sul palco qua. Sì, ti ricordi? Ricordo bene. Lui fu chiamato da questa band che fa EDM, che si chiama The Bloody Beetroots. Sì. E fu chiamato per fare questo tour europeo. Mi sa che è stato anche in America. E
Salmo, siccome mi aveva visto nel concerto di Gue nel 2013, poi lui mi scrisse, mi disse: guarda, ho bisogno di te, voglio che sia tu a sostituire Jacopo nel nostro tour. Ma che altro ti ha scritto? Io so pure qualche cantante, ogni tanto ti inizia a mandare qualche gancio, qualche amo. Gettavamo. Eros, Mazzotti. Sì. Bene, bene. Perché Eros ultimamente ha suonato sempre con batteristi americani. Cioè, sì. Eros, usa i batteristi italiani, ma che è stato di usare questi batteristi stranieri? Okay. No. Però vabbè. Prima o poi c'è sempre, diciamo, ti vedremo là. C'è un amico che scrive, consigli autodidatto, corsi da un maestro. Questa cosa penso ne abbiamo parlato prima. Carmine, uno, ragazzi, cioè, non è che si esce così, ci vuole sicuramente una predisposizione. Certo. Ma Carmine è uno che ha studiato, e io lo so bene, ha studiato tantissimo, perché è andato prima da Umberto Guarino, poi è andato da Franco Del Prete, poi è andato addirittura da Ettore Mancini a Roma con la macchina. Da Napoli sono 2 ore e mezza andare, 2 ore e mezza anche, a tornare. Anche da Brescia, anche da Napoli a Brescia. E poi subito dopo è andato ancora più lontano, a Brescia da Golino, perché è importantissimo studiare. Anzi, sì. segnaliamo che tra un po' ci sarà una bella iniziativa di acustica per tutti gli insegnanti, anzi, se di dovunque parte d'Italia siate, se non avrete sicuramente vicino qualche bravissimo insegnante, se volete dei consigli contattateci, perché abbiamo la fortuna di avere insegnanti che ci seguono da tutta Italia, e quindi sapremo sicuramente consigliarvi per il meglio. E poi chi ci scrive? Quante ore al giorno studi di media nell'ultimo periodo? Giuliano Federico Gargiulo. Dici la verità? Molto, molto poco. Diciamo che dici la verità? Dipende da tante situazioni. Ultimamente sto suonando poco, perché sai, questo fatto anche ti prende pure psicologicamente, non c'hai voglia di fare niente. No, è terribile questa cosa. A noi ci ammazza proprio, a me mi ha distrutto. E ci credo. Anche che con sta cosa che abbiamo perso i live, uno proprio... Certo. Dice: madonna mia, ma quando è che finirà tutto questo? Certo. Questo periodo di bip. Senti, finiamo col botto, vai in maniera positiva. Fai un ultimo pezzo, spacca tutto, poi vieni qua e salutiamo tutti quanti, ricordando un paio di cose importanti. Quindi rimanete con noi fino alla fine. Un bel pezzo di Carmine, e poi vai. C'è un'altra domanda, ma te la faccio dopo. Un'altra domanda di un ragazzo, te la faccio dopo, vai, suona prima, vai.
grande, grande, grande. Allora, vieni qua, un'altra domanda che era arrivata, siamo verso la fine. Un'altra domanda, con i Boomba Dash, usi un Yes. set misto acustico e pad, come scegli i suoni elettronici? Budabash, Sì. che ho detto? Detto male? No, Bundabash. Usi un set misto acustico e pad, come scegli i suoni elettronici e se li programmi tu? Un forte abbraccio, Giovanni Certo, Volpe. li programmo io e uso un set ibrido composto da, vabbè, il set acustico più nell'ultimo tour ho usato nel tour di Guè e dei Bundabash ho usato la centralina della 700 e DTX la 700. DTX 700 con i vari pad l'X più 80 e mi sa quello da 12 che Ok. uso come rullante elettronico e i suoni in pratica me li faccio dare dai loro producer per emulare diciamo i suoni originali Ok. Ok. dove diciamo serve anche il lato elettronico. Quindi questa cosa è molto importante. Perché certo, che poi Usare in quel tipo di musica c'è tanta elettronica anche, assolutamente anche i trigger. Per eh? esempio sul secondo rullante panettone, lo chiamo panettone, io uso un trigger per emulare diciamo i suoni un po' più DTX M12 non l'hai usato? anche sì. I Anche quello multipad, è sì. un. Nei Ci sono in Dogo tantissimi. l'ho usata quella là. Però usavo il multi 12 più un pad dell'X più 80, Ottimo, quella a tre ottimo, zone. ottimo. Va bene, domani sto strumentone se ne va in Abruzzo. Ah, bomba. E qualche altra cosa ancora c'è? Chi ci vuole contattare? Io direi Spero sia piaciuta, diciamo, sia la mia che. Tu che dici? performance. Non lo so, Poi dopo leggere i commenti. puoi leggere i miei commenti. Logicamente, fra un po' sarà disponibile anche su YouTube per chi la vorrà rivedere Certo. e soprattutto quando vi scriveremo su Facebook, diciamo dei commenti su questa cosa, metteremo tutti dei link che Carmine con calma ci vorrà mandare, link di queste cose, Yes. di come si accede a queste cose da scaricare, dei consigli. Mandaci un po' Dei di video dei cosettine, dei concerti di video di concerti, dei cui video abbiamo delle parlato, cose. sì, va bene. Casomai direi che secondo me in questo messaggio devi mettere anche il tuo set di piatti, da che cosa è Ok. composto, perché sicuramente sarà, non c'ho cioè gli occhiali, questa dalla regia mi fanno del gobbo, è scritto troppo piccolo. Carichiamo su YouTube, esatto. E sotto che sta scritto? Si devono iscrivere al canale YouTube. Ah, certo, è il nostro canale YouTube. Vedi, grazie. Mi vuoi aiutare tu che. Allora, Perché non ci praticamente vedevi sì, mi neanche ricordo che c'è un canale YouTube di acustica dove tra l'altro ci sono una marea di seminari ripresi dall'ottimo Valerio che negli anni abbiamo fatto qua, tra cui seminari indimenticabili, che dire. Cioè, un giorno mi stamperò, anzi me lo sono stampato questa cosa, chissà dove sta, tutti quelli che hanno fatto seminari qua, che è veramente incredibile. possiamo anche dire se gli va di seguirmi sui vari social. No, questo non lo puoi dire, mi Ok. dispiace, è una cosa porno, le cose porno non si possono Solo dire. bonifici. Solo bonifici, esatto. No, dici invece dove seguirti? Dove Su seguirti? Instagram, Non so che C sia. underscore B-Dog. Dai, E io Instagram è la mia non ce la pagina faccio. ufficiale Facebook, B-Dog. Perfetto, Anche il fantastico. canale YouTube, se E vuoi. quindi possono scriverti anche là, eccetera, eccetera. Sì, Poi Carmine è davvero un ragazzo. assolutamente. Veramente un ragazzo, chi lo conosce lo sa, un ragazzo d'oro che risponde a tutti quanti. E quindi vi ricordo il prossimo appuntamento di Drummer's Corner con Roberto Gatto il 10 aprile. E in quel caso, diciamo, insieme a tutto quello che sarà il percorso che faremo con Roberto, io sto pensando veramente, tu non so se sai, che io ho una borsa dentro che è molto molto ambita, che non Ah, lo so, uscirà i due mai. Che piatti. non, abbanda, che non daremo mai, che Lo non è in so. vendita assolutamente come i miei rullanti Signature Leopoldo Brancaccio La fatti, chiudi col fatti. catenaccio. Esatto, questa borsa non si può toccare. Dentro ci sono i miei K Istanbul, cioè Zildjian K Istanbul, quelli veri. E quindi penso che oltre al set di Roberto, che appunto è un endorser Zildjian, un giretto sui miei piatti io lo faccio fare, Eh va. sì.
perché l'evento lo merita. E dopo Roberto avremo il sabato 17, sempre sabato, sempre, entrambi alle 14.30, avremo il nostro grande amico Max Furian, e a seguire tutti gli altri che avete visto scrivere qua, e anche quelli che non c'erano stasera. Tra l'altro tu, non so, abbiamo parlato di Mariano Barba, insomma, certo, quello che è stato anche lui per te, certo. Anche lui non mancherà, diciamo. E Enzo, vabbè, tutti, non vi posso nominare tutti quanti, ma vi aspettiamo tutti qua nel nostro salottino, sulle nostre poltrone. Carmine, che dire? Leo, io ti ringrazio, un abbraccio ancora a tuo padre. Va bene, servirò. Un abbraccio a tuo padre. Ringraziamo ancora Yamà, Piero, Yamaga, Norberto, Antonella, Massimo, grazie, Morandi. Yamaga, davvero è stato veramente importante averli vicini. Per sono il continuo supporto, vicini, devo dire la verità, assolutamente. Grandi strumenti, super grandi professionali. Ai loro endorsers. Certo, certo. E che mi vuoi dire? Ci vogliamo bene, sempre. Ti voglio sempre bene. Ok. Ciao a tutti. Ciao Yamaga, ragazzi. Che dobbiamo fare? L'abbiamo detto, più di questo che dobbiamo dire. La meraviglia, strumenti ringraziamo meravigliosi, anche i tuoi ragazzi meravigliosi, Valerio, tutti i ragazzi di Acustica, Alessandro, qua, Alessandro, Frankie, Francesco, Gabriele e qualche ospite che non ci può stare perché siamo in pandemia. Oggi sono arrivate zeppole, che mi volevo dare prima? La lingua di Procida, no. Perché qua non può venire nessuno, non so come oggi da Procida sono arrivate dita. Già ieri e oggi non mi sono potuto allenare. Sono arrivate delle lingue, abbiamo fatto una permuta, diciamo. Bellissimo. Ragazzi, ciao a tutti, è ciao stato ragazzi, un piacere. Grazie per essere stati qua. Alla con prossima. Noi. E presto anche una teleacustica, chissà. Ciao ragazzi, un bacio.